Joe Sventura. Trabidabidu, trabidabidi, trabidabidabidu. Vi presento Joe Sventura, il corvo più sfortunato di tutta la città. Wow! Ti senti bene, Joe, vero? Sì, fortunatamente non mi sono fatto male. Trabidabidu, trabidabidi, trabidabidabidu. Attento alla buca, Joe Sventura. Quale buca? Una vera sfortuna. E adesso come farai a uscire di lì, Joe? Tieni duro, Joe, non preoccuparti, ci penso io. Ti ringrazio, Dixie. Sono veramente fortunato ad avere amici così gentili. Joe Sventura ama pescare. Oh, ha abboccato! Oh, che peccato, non era un pesce, ma solo un vecchio stivale. No, uno stivale? Che fortuna, è esattamente quello che mi serviva. A quanto pare, Joe Sventura non è poi così tanto sfortunato. Trabidabidabidu, trabidabidabidi, trabidabidabida. Non è possibile! Ehi, ma quella è una mongolfiera! Una vera mongolfiera! Ora voglio proprio vedere dove va! No! Scusa, ma io sto seguendo una mongolfiera! Guarda là! Postino, hai già finito le tue consegne per oggi? Oh, ciao Cindy. Sì, ho già consegnato tutta quanta alla posta. Senti, a proposito, lo sapevi che la cugina di Herbie dovrebbe arrivare stamattina con la sua mongolfiera? Sì, io l'avevo sentito e non è neanche l'unico cugino ad arrivare oggi. Sai, tra poco dovrebbe atterrare qui anche mio cugino Hector elicottero. Ah, sul serio? Ma è davvero fantastico. Senti, ti va di venire al campo di calcio a vedere l'atterraggio di Herbie? No. No, io devo restare qui ad aspettare Hector. Guarda là! Ecco la mongolfiera! Oh, sarà meglio che vada allora. Ci vediamo dopo. Ciao, Percy! Oh, certe volte può anche essere molto triste essere l'unica in città che sa volare. Beh, forse non proprio l'unica, ma tu sei un uccello. Non è esattamente la stessa cosa dell'avere un mezzo che ti faccia volare. Sì, ho capito. Vuoi fare una gara? Va bene, ci sto. Ah, c'è una mongolfiera che sta atterrando, guardatela. Ciao a tutti, come state laggiù? Ciao, Ginger, bentornata! Evviva! Sì! Allora, come stai, mia cara cugina? Com'è andato il tuo viaggio? Ma che benvenuto! Comunque il viaggio è stato stupendo! Ecco fatto! E adesso cosa si fa, cugino? Oh, tutto quello che ti fa piacere, Ginger! Ma prima lascia che ti offra uno dei miei famosi hot dog! Ti ringrazio! Ragazzi, oggi ci sono hot dog per tutti! Oh, grazie, Herbie! Oggi c'ha la colina in bocca! Wow! Ehi, ma quanto è forte questa mongolfiera! Io ho sempre sognato di farci un voletto! Sarebbe stupendo se fossi il comandante! Un eroe dell'aria che vigila sulla città? Riuscirei a dirigere il pallone a mio piacimento! Salirei di quota e guarderei la mia casetta dall'alto! Non sarebbe fantastico? Ma cosa sta succedendo? Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
possibile! Ragazzi, guardate la mia mongolfiera! Oh, già sventura! Aiuto! Ah, sì, anch'io purtroppo ho dei parenti che non vedo da tanto tempo. Il mio bisnonno dovrebbe venire molto presto a trovarmi. È un vecchio fonografo a cilindro ormai in pensione. Forse un pochino arrugginito, ma che gira ancora. Io non vedo mio cugino Poppy dallo scorso Natale. Lavora qui vicino come auto della polizia. E tu, Fiona? Non hai qualche parente che non vedi da un po' di tempo? Sì, ecco, io ho una sorella che mi manca davvero tanto. Lei ora vive in una grande città e lavora come camion dei pompieri insieme a tanti altri suoi colleghi. Mia sorella invece ha un megafono in una... Pronto? Centro di soccorso. Ho capito. Oh, no. D'accordo, arriviamo subito. Sentite, Joe Sventura ha preso il volo su una mongolfiera fuori controllo. È rimasto appeso ad una fune all'esterno della navicella e voi due dovete salvarlo prima che il pallone precipiti. Ehi, non sarà facile. La mongolfiera è decollata dal campo di calcio, ma sta andando sempre più in alto. Non c'è altro tempo da perdere. A questo punto È ora di entrare in azione! E vai! E adesso? Come facciamo a farlo scendere? Aiuto. Oh no! No! La mia mongolfiera! Aiuto! Noi siamo qui! Oh, grazie ragazzi! Ormai è già salito troppo in alto per Dixie, ma forse facciamo ancora in tempo a raggiungerlo con la tua scala! Sì, vediamo, ci provo! Forza, tieni duro, Joe Sventura! Adesso ci penserò io! Come sono felice di vedervi! Qui mi sento un pochino... ecco, diciamo pure sotto sopra! Adesso ci arrivi alla scala? No! No, sono troppo in alto! E ora che cosa facciamo, Polly? Dobbiamo fermare quella mongolfiera prima che vada troppo lontano! Sì, ma ora dove starà andando? Vieni, Fiona! Non dobbiamo perderlo di vista! Rappidippidà, rappidippidei, è proprio una bella giornata, direi, tralalalalei. Ciao, Benny, come vanno le cose laggiù? Che cosa? Chi? Ma per tutti i baffoni, che sta succedendo? Io sto forse uscendo di senno. Sono quassù, ops, ma adesso devo lasciarti. Non dire, ma che cosa stai combinando? Dovresti vergognarti, giovanotto, a spaventare in questo modo Benny Panino. Ora scendi subito giù. Ciao, ciao, Benny. Guarda, eccolo lassù. Ragazzi, per fortuna l'abbiamo ritrovato. Ora dobbiamo riuscire a fermare quella mongolfiera. Dobbiamo chiamare Cindy. Lei riuscirà sicuramente a fermarla. Sì, forse hai ragione. Ascolta, tu adesso vai subito a chiamarla. Io nel frattempo continuerò a seguire la mongolfiera. Torno subito. Tieni duro, Joe Sventura! È un'emergenza, Cindy! Abbiamo bisogno di te! Arrivo subito, Polly! Joe Sventura è rimasto appeso sotto la navicella di una mongolfiera e dobbiamo riuscire a salvarlo! D'accordo, sto andando! Addio, uccellino! Oh, ma che cosa ti è successo, mio bello uccellino? Oh no, hai l'aria di essere terribilmente stanco. Allora volare non è poi così bello. Che cos'è questo rumore? Salve, io mi chiamo Hector Elicottero e Cindy Vola in Alto è mia cugina. Sai forse dove posso trovarla? No, oggi io non l'ho vista per niente. Ma sembra che in città ci siano dei grossi problemi con una mongolfiera, quindi lei starà dando una mano. Ti ringrazio. A questo punto vado a vedere se posso rendermi utile anch'io. Arrivederci, è stato un vero piacere. Au revoir! E allora che mi dici? Come va? Ho paura che il nostro amico sia quasi esausto. Credo che stia cedendo. Sì,
Cindy si è già messa al lavoro. Guarda lassù. Oh, non sarà così facile. Ben arrivato, cugino Hector. Ciao, Cindy. Ti serve aiuto? Sì, magari! Dobbiamo portare subito a terra quel tallone! Vediamo, adesso ci proverò io! Ecco fatto! Va meglio adesso? Davvero fantastico! Non so davvero come ringraziarti, Hector! No, ma che cosa vuoi che sia? Senti, allora andiamo a farci un bel volo? Assolutamente! L'ultimo che arriva al villaggio vicino è una lumaca! Allora, dimmi, come ti senti, Giosventura? Adesso bene, direi. Mi gira solo la testa. Mi dispiace per la tua mongolfiera, ma io non l'ho fatto apposta. Non preoccuparti, Giosventura. In ogni caso è ancora intatta, giusto? Ho un'idea, Herbie. L'ultimo che arriva al carrettino dei gelati è una lumaca! D'accordo, tu hai già perso allora. Oh, molto bene, il nostro lavoro qui è finito. È ora di tornare al centro di soccorso. Ma certo, però l'ultimo che arriva è una lumaca. Oh no, dai, per favore. Allora, com'è andata oggi? Siete riusciti a riportare a terra Giosventura e la mongolfiera? Certo! Alla fine, fortunatamente, è andato tutto per il meglio, con l'aiuto di Cindy e di suo cugino Hector Elicottero. Sì, è una vera fortuna che sia venuto a trovarla. Altrimenti io non so veramente come avremmo fatto. Ad ogni modo, Giosventura se l'è cavata senza un solo graffio. C'era da aspettarselo, non credete, amici? Sono felice che sia finito tutto bene. Sapete, voi due siete i miei eroi. E gli eroi di tutta la nostra città. Sai una cosa? Ero convinta che avresti avuto paura di volare su una mongolfiera. Paura? Io? Ho sempre sognato di volare su una mongolfiera. E adesso il mio sogno si è finalmente realizzato. Io adoro qualunque tipo di pallone. Grazie infinite per il volo, cugina Ginger. Sai, dovresti venire a trovarci più spesso. Assolutamente, mi sono divertita davvero moltissimo oggi. Tieni, prendine un altro. È davvero una serata meravigliosa. E che stupendo silenzio. Fortunatamente io non sono impazzito e non sento più tutte quelle voci misteriose. Oh, non è stato affatto piacevole. Che cosa? Ma che succede? Piovono focacce adesso? Ah, quella mongolfiera mi farà davvero impazzire! Riusciremo a finire in tempo? Sicuro! Ne sono convinto se lavoreremo tutti insieme. Tracy e Dixie dovranno finire i binari, mentre noi invece ci daremo da fare qui. Spero che tu abbia ragione. L'inaugurazione è prevista alle 5 e deve essere tutto pronto per allora. Oh, speriamo bene. Buongiorno, Dixie. Se hai finito, a questo punto potremmo anche andare alla stazione. Ah, ciao, Tracy, certo. Ho finito, io stavo soltanto... Lo so, era solo uno spuntino, giusto? Giusto, ora ho finito. Bene, andiamo allora. Dobbiamo finire i binari prima dell'apertura. Oh, sarà una lunga giornata, quindi faremo molto meglio a metterci subito al lavoro. Tra-di-da-di-du. Ehi, come stai, Tommy? Ehi là, ciao, Giosventura! Dov'è che stai andando di bello oggi? Oh, ora sto facendo una passeggiata, ma più tardi voglio fare un salto alla stazione.
L'inaugurazione non è prevista per le 5? Sì, infatti, ma tu te l'immagini. Finalmente avremo anche noi una stazione ferroviaria. Quanto vorrei che oggi ci fosse qui il nonno a vederla. Comunque sono sicuro che troverebbe subito qualcosa da ridire. Ho capito. Beh, a questo punto io continuerei la mia passeggiata. Quasi quasi vado a prendere una baguette da Benny prima di andare subito alla stazione. Ci vediamo, Tommy. Assolutamente sì. Ciao ciao. Tu pensi di farcela a togliere quella roccia? Robby vorrebbe tanto farla saltare con la dinamite, ma a me sembra un po' troppo pericoloso. Sì, credo proprio di potercela fare. Perfetto, e poi la porterò via io. Ora vediamo. Rappidippidù, rappidippidà, ma che bella giornata, tra la 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 la. Salve, Benny! Wow, ma che bella torta! Bonjour, amico! Ah, grazie, molto gentile. Questo è il mio ultimo capolavoro. Senti, Benny, io volevo chiederti se avevi una baguette da darmi. Ho lo stomaco che brontola dalla fame. Oh, ma sì, certo, serviti pure da solo. Ehi, ma che cosa stai facendo? Fermo! Non vorrei che tu rovinassi il mio capolavoro prima ancora che incominci la cerimonia di inaugurazione. È meglio che vada, non vorrei che facessi qualche danno. Oh, scusami tanto, Benny, ma allora posso prendere almeno una baguette? Ecco, adesso direi che va già molto meglio. Allora, che mi dite? Come va con quella roccia? Per caso volete che ve la faccia saltare? Grazie, Robby, ma il problema è già stato risolto. Sicura? Dici sul serio? Io la vedo ancora lì. Non sarebbe molto meglio mandarla in frantumi? Poi sarebbe più facile da portare via. No, no, va bene così. Adesso io la caricherò sul cassone di Tracy. Sta tranquillo. E così, niente esplosioni. Va bene, tanto vale che ritorni dagli altri, allora. Sì, è meglio così. Noi ti seguiremo subito. Potresti dire al sindaco che i binari sono a posto e che se vuole può lasciare che Tilly il treno parta. D'accordo, ci penso io. Provvedo immediatamente. Potrei guadagnarmi una medaglia comunicando una notizia del genere. Ecco fatto. Ora puoi anche andare. Ascoltami, io adesso vado a scaricarla e poi ti raggiungo alla stazione, d'accordo? Va bene, ci vediamo lì. Quasi quasi io andrei a prendere qualcosa da sgranocchiare da Tommy prima di finire il lavoro qui. Ho pensato di andare alla stazione a mangiare la mia baguette. Così sarò già sul posto per l'inaugurazione. Bel lavoro, ragazzi. A quanto sembra abbiamo quasi finito. Signor sindaco, le porto delle notizie importanti, quindi mi ascolti bene. Ma certo, e di che cosa si tratta? La ferrovia è finita, quindi ora può anche dire a Tilly di partire. Ottima notizia, l'avvertirò subito. E poi inizieremo i festeggiamenti. Pronto? Il sindaco chiama Tilly il treno. Ehi Tilly, sei in ascolto? Certo, signor sindaco, sono in ascolto. Come vanno i lavori? Oh, ciao Tilly! I lavori procedono bene, la ferrovia è finita e puoi anche partire. Ottima notizia! Ci vediamo tra pochissimo, allora. Fantastico, perfetto! A tra poco! Adesso è meglio che vada, non vorrei fare tardi. Adesso cercherò un bel posticino dove mangiare la mia baguette prima di andare alla cerimonia. Ah, ecco, io mi siederò qui. Cos'è stato? Sarà veramente bello avere un treno che arriva in città. Sì, e oltre a questo, sarà bello anche avere la possibilità di vedere più spesso Tilly. La cerimonia di inaugurazione sta iniziando. Se non ci sono emergenze, voi potete anche partecipare. Oh, mi piacerebbe, lo sai? Pronto, centro di soccorso. Ah, sì? Sì, ho capito. D'accordo, stiamo arrivando subito. Ascoltatemi, Joe Sventura ha fatto saltare un pezzo dei binari ferroviari e sfortunatamente Tilly Trenino sta per arrivare alla stazione. Sbrigatevi, se non l'avvertite immediatamente rischierà di deragliare. No, qui non si mette affatto bene.
No, sbrighiamoci, dobbiamo far presto se vogliamo evitare un incidente. Quindi adesso è... È ora di entrare in azione! Sì! E vai! Ciaga ciaga ciucciu, il treno va spedito. Ciaga ciaga ciucciu, è questo il requisito. Ciaga ciaga ciucciu, il treno va spedito. Ciaga ciaga ciucciu, chi lo prenderà? Allora, cos'è successo qui? Oh, guardate, è un'emergenza, anzi, un disastro. Sì, lo vedo, ma ora cerchi di calmarsi. Troveremo una soluzione. Che cosa è successo? Tommy ed io abbiamo sentito una forte esplosione mentre facevamo uno spuntino giù al distributore. Joss Ventura deve aver fatto esplodere la dinamite di Robby. Io non l'ho mica fatto apposta, mi sono solo seduto qui a mangiare una baguette. Certo, è stato un bel botto. Mi ha ricordato un ritorno di fiamma del nonno. Gli si è quasi staccato il tubo di scappamento e ha spaventato tutta la città. Tilly sta per arrivare, dovete tentare qualcosa, fate qualcosa. D'accordo. Dixie e Tommy, voi ora riparate i binari. Fiona, tu resta qui con il sindaco mentre io vado subito a chiamare Hector. È l'unico che può raggiungere Tilly prima che sia troppo tardi. D'accordo! Bene, mi raccomando, fa presto, Polly. Io vado, a più tardi. Venga, sindaco. Nel frattempo mi faccia vedere com'è venuta la stazione. Hector, presto, è un'emergenza! C'è stata un'esplosione sulla ferrovia e Tilly sta rischiando di deragliare. Tu sei l'unico che può avvertirla in tempo. Davvero? Allora devo fare presto, Paul. Bravo, Hector. Segui i binari e cerca di fare presto. D'accordo, vado subito, tranquillo. Buona fortuna. Spero solo che tu riesca a fare in tempo. Ormai non manca molto. Ci sarà proprio da divertirsi all'inaugurazione. Siamo, è il momento di piazzare i binari. Aspetta, ci penso io. Adesso li prendo. Oh no, l'hai sentita? Tilly sta per arrivare. Spero soltanto che Hector riesca a fermarla. Ehi, ci siamo. E adesso do un'ultima accelerata. Ma che cos'è quello? Frena, Tilly! C'è un problema sulla ferrovia. Frena! Eh? Che cosa hai detto? Un problema? Sì, c'è stata un'esplosione, adesso devi frenare! Oh no! Qui non si mette per niente bene, è troppo tardi! Forza, Tilly! Adesso freniamo insieme! Possiamo farcela, vedrai, coraggio! Ci provo! Ci siamo andati vicino. Sì, hai ragione, poteva finire veramente male. Ma cos'è successo? La ferrovia non era finita. Ecco l'ultimo binario. Ormai noi qui avevamo quasi finito. Ma quasi non è abbastanza, come diceva sempre il nonno. E con questo finalmente i binari sono tornati di nuovo a posto. Bravo, ce l'hai fatta, complimenti. E adesso può anche iniziare la cerimonia. Tilly, sei pronta ad inaugurare la nostra nuova stazione ferroviaria? Certo che sì! Tranquilli, aspetterò qui il segnale. D'accordo. Scommetto che il sindaco sarà molto ansioso di dare il via ai festeggiamenti. Lo sono anch'io! Oggi ci divertiremo! E ora, amici, dichiaro aperta questa stazione. Procedi pure, Robby. Grazie infinite. È un grande onore per me, signor sindaco. È entusiasmante quasi quanto un'esplosione. Evviva! Sì! Oh! Oh! Sì! E allora, com'è andata oggi? Tutto bene alla fine. Per fortuna Hector è riuscito ad avvertire Tilly che ha frenato in tempo. Che gran sollievo! Assolutamente. Devo dire che è stata una cerimonia fantastica e il sindaco mi è sembrato soddisfatto. Sono proprio felice che nessuno si sia fatto male. Voi siete i miei eroi. Siete gli eroi di tutti i treni e anche gli eroi della nostra città. Grazie, è stata una bellissima cerimonia e una festa stupenda. Grazie a te, Tilly. È stato un vero piacere averti con noi.
Ma se non fosse stato per Hector, oggi qui sarebbe saltato tutto in tutti i sensi. Sì, ma per fortuna non è stato così, anche se tu forse andavi un po' troppo veloce. Sì, ma a me piace andare veloce. Ti confesso che io adoro sentire il vento corrermi addosso mentre vado da un villaggio all'altro. Ascolta, lo so che i treni non possono volare, ma se vuoi potremmo fare una gara. D'accordo, l'ultimo che arriva al prossimo villaggio offre la colazione. Addio, sindaco! Woohoo! Buongiorno, Percy! Ecco qua tutta la posta del mattino! Buongiorno, Cindy! Sì, ce n'è un bel po' oggi! Sì, stamattina avrai molto da fare! Già, è vero, hai ragione! Dovrò partire subito se voglio consegnarla tutta in tempo! Ah, ma che bella giornata! Oggi dovrebbe arrivare il mio nuovo sacco a pelo! Io sono così ansioso di provarlo! Se non sbaglio, sta arrivando Percy postino! Oh, speriamo che sia arrivato! Ciao, Percy Postino! Senti, hai forse qualcosa per me? Sì, hai proprio indovinato! Urrà! Il mio nuovo sacco a pelo! Ora posso andare in campeggio! In campeggio? Sì! Hai presente quando dormi all'aperto, poi vai a pescare e magari leggi un buon libro? E cosa più importante di tutto, cucini gli hot dog su un bel fuoco scoppiettante? Yummy! Oh, l'idea mi piace molto, ma la trovo forse un pochino pericolosa. E se il fuoco si diffondesse? No, basta soltanto stare attenti e spegnerlo bene prima di andare via. Certo, beh, adesso io devo proprio andare. A presto! Ciao! E grazie ancora! Oh, è come morbido questo sacco a pelo! Adesso sarà meglio che vada a preparare il necessario in modo da poter partire per il campeggio! Dove sarà finita Missy? Sono già 2 giorni che non si fa vedere. Eppure la sua ciotola è sempre senza cibo. Certo che è strano. Missy! Missy! Buongiorno! Ciao, buongiorno, Percy! Oh, buongiorno, ragazzi! Holly e Fiona sono proprio da ammirare. Loro fanno sempre tante cose molto importanti. Quanto vorrei poter fare anch'io qualcosa di importante. Ciao, com'è andato l'addestramento? Io sono stato il più veloce. No, non è vero. Io sono stata quasi sempre in testa. Ma scusa, il vincitore è chi arriva primo. Siete entrambi veloci, così come è giusto che sia. Ehi, salve ragazzi! Ciao, Joe Sventura. Dove stai andando di bello? Oggi affronto l'esperienza del campeggio fuori città e cucinerò sul fuoco e tutto il resto. Volevo solo avvertirvi che sto partendo. È fantastico, ma stai molto attento con il fuoco. Ricordati di spegnerlo bene quando hai finito, d'accordo? Non preoccuparti, Fiona, ci penserò io. Bene, la natura mi attende. Ci vediamo, ragazzi! Addio! Addio! Trabbidibidù, trabbidibidei... Che bella giornata, tra la 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 la! Bonjour, Percy Postino! Oggi hai forse qualcosa anche per me? Oh, sì, certo! Farina, sale e anche tanto lievito! Ah, magnifique! È proprio quello che mi serviva! Certo, non avevo nessun dubbio su questo! Addio e grazie! A presto! È una fortuna che ci sia Percy Postino! Senza di lui, stamattina non avrei potuto infornare quasi niente! Sale, farina e lievito qui e un sacco a pelo là. Ah, quanto vorrei poter aiutare qualcuno. Insomma, fare qualcosa di utile. Ah, invece io non faccio che consegnare la posta. Ecco il posto ideale per campeggiare. Ah, l'aria del bosco. Non c'è niente di meglio. Meglio raccogliere un po' di legna prima che faccia buio. No, tanto qui non c'è nessuna fretta. Preferisco leggere. Ma che succede? Formiche? Che solletico! Ehi, ma... ehi, ah, aiuto! Ai, ai, au, au. Volete smetterla adesso? Au. Non si può campeggiare qui. Meglio cercare un altro posto. Addio, antipatiche.
Ecco qui, vediamo se sparisce anche questo. Va bene, a questo punto sarà meglio che vada. Ho un intero campo da arare. Certo, poi dovrei anche seminare dei nuovi semi. Speriamo che arrivino con la posta di oggi. Allora, come stai, Percy Postino? Oggi hai forse della posta per me? Buongiorno, Troy. Sì, dietro ho un sacco pieno di semi. Wow, ma è fantastico! Non so proprio come ringraziarti, Percy. Figurati, che cosa vuoi che sia? Ah, quello del postino è un lavoro molto importante. Se non ci fosse stato Percy Postino, io oggi non avrei potuto seminare un bel niente. Coraggio, diamoci da fare. Questi non si seminano certo da soli. Ah, questo posto è ancora meglio. Qui non c'è l'ombra di una formica. E adesso voglio prendere un bel pesce per cena! Ehi, ciao! Ma guarda un po' che bel ranocchio! Allora, come ti va? Ehi, ma qui ce n'è un altro! Quante rane! E quanto rumore! Ma è un esercito di rane! Aiuto! Au! Oh, non si può campeggiare qui! Che faticaccia! Allora, farina per Benny, semi per Troy, noccioline per Zofi, olio motore per Tommy... Ah. Ehi, aspetta, Percy, sono io! Questo pacco è tornato indietro. Ieri era stato consegnato al destinatario sbagliato e va riportato al mittente stasera. Sì, ho capito. Bene, caricalo pure. Grazie tante, Percy, e buona serata! E adesso... dovrò fare tutta questa strada con il buio. Beh, se guido con i fari accesi, forse potrebbe non essere così spaventoso. Adesso mi sento sazio e proprio felice. È ora della nanna, ma prima devo assolutamente spegnere il fuoco. Ehi, il pesce è sparito! Missy, dove sei? Esci fuori! Ehi, ma che strano! Chi l'avrà preso se non è stata Missy? Adesso metterò qui un altro pesce e vediamo se sparirà anche questo. Oh, è ora di andare a dormire. Che cos'è stato? Un fantasma? È solo un gufo! E adesso? Oh, ma certo! È soltanto il mulino a vento! Oh, ma qui è proprio buio pesto! Forse mi sentirei meglio se cantassi una canzoncina! C'era una macchinina... Hong Kong Kong che voleva andare in Cina. Hong Kong Kong. Ragazzi, che caldo che fa! E questo è odore di fumo. Ah! Un incendio! Pronto, centro di soccorso? Oh, sì, ho capito. Ora andremo subito sul posto. Sì, ci conti. Ascoltate, ragazzi. È scoppiato un incendio nella zona in cui era diretto Joe Sventura, vicino al mulino. Dovete andare subito sul posto, perché adesso è ora... È ora di entrare in azione! Sì! Che fai? Oh, qui ci sono fiamme dappertutto! Presto, mettiamoci in salvo! Hong Kong Kong! Ehi, ma che sta succedendo? C'è un incendio laggiù! Aiuto! Oh, c'è qualcuno nei guai! Aiuto! Sono qui! Aiutatemi! Ma io cosa posso fare? In fondo sono soltanto un semplice postino! Resisti! Sto arrivando! Ora salta giù, svelto!
Tieniti forte! È tutto a posto? Sì! Ho soltanto un paio di piume bruciacchiate. Ecco, l'incendio è spento. Oh, evidentemente prima non sono stato molto attento a spegnere il fuoco. Come vedi, in questi casi è sempre meglio essere estremamente prudenti. Comunque è finito tutto bene. Sì, grazie anche a Percy Postino. Ah, finalmente anch'io ho fatto qualcosa di utile come voi. Ma perché? Che vuoi dire? Che invece di distribuire solo la posta, ho davvero aiutato qualcuno. Oh, ma che cosa stai dicendo? Tu aiuti ogni giorno gli altri. Cosa? Dici sul serio? Ma sì, certo. Pensa soltanto a tutte le cose utili che tu ogni giorno consegni. Oh, io non ci avevo mai pensato. In città non funzionerebbe niente se tu non consegnassi la posta. Ah, a proposito di posta, io ho un pacco da consegnare al villaggio qui vicino. Ora devo proprio scappare. A presto, ragazzi. Allora, Joe, ti sei già stancato del campeggio? Ah, neanche per sogno! E ho trovato anche il posto perfetto per farlo! Ma come ho fatto a non pensarci prima? Niente formiche qui, niente ranocchi e niente rumori terrificanti! E poi, di certo, non c'è nessun pericolo di incendi! Ah. Bene, adesso è l'ora di fare la nanna! Lo spegni tu il fuoco, Fiona! Certo! Buonanotte! 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 C'era un bel furgoncino, honk honk honk, tanto lento ma carino, honk honk honk. Ah, ma che mattina stupenda! Ho per tutte le coltivazioni, è scomparso anche il pesce di ieri sera! Missy, sei tu! Missy! Ma dove sei? Missy! Oh, eccoti qua! Dove sei stata? Mi sei mancata, lo sai? Oh, ma guarda! Dei gattini! Allora adesso si spiega perché hai avuto tanto da fare! Benvenuti a casa! Scommetto che ora dovrò prendere qualche altro pesciolino!